tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rapinò una tabaccheria a Ponte Murello di Cartoceto, arrestato un calabrese. Cambia l'illuminazione pubblica, con il LED il comune di Fano risparmierà 500.000 di euro in bolletta. Con l'autunno prendono il via le fiere e i mercati del tartufo, domenica si inizia con Pergola. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. A voi tutti il più cordiale saluto, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dunque nel sommario, i carabinieri di Saltara, con la collaborazione della compagnia di Fano, hanno arrestato un calabrese autore di una rapina ai danni di una tabaccheria a Ponte Murello di Cartoceto, in particolare nel servizio di Lino Balestra. Non aveva pronunciato nemmeno una parola, ma del resto una lupara puntata in faccia vale più di 100 parole. E così il rapinatore muto e mascherato dalla testa ai piedi si era dileguato con il bottino pressappoco di 2.000 euro consegnatogli nelle mani dall'attonita titolare della tabaccheria azzurra di Lucrezia di Cartoceto. Il tutto avveniva il 6 di settembre. I carabinieri di Saltara, comandati dal maresciallo Antonello Pannaccio con l'ausilio dei colleghi di Fano, il 26 di settembre, esattamente 20 giorni dopo, sono riusciti, dopo una complessa attività investigativa, prima ad individuare e poi arrestare il colpevole. Un pluripregiudicato di origini calabresi, residenti a Lucrezia, disoccupato ed uscito dal carcere da poco meno di un mese per reati simili. Siamo arrivati la sera stessa poi ad individuare un veicolo sospetto, notato dalle telecamere anche transitare davanti alla tabaccheria, e da lì siamo riusciti a fermare la sera stessa questo soggetto che abita appunto lì da noi a Saltara, e dal controllo della perquisizione del veicolo già è spuntata fuori una pistola che occultava sotto al sedile, una pistola sia ad aria compressa, una pistola che non sapevamo essere quella utilizzata come arma per la rapina, perché era chiaro dalla descrizione che aveva fatto la titolare della tabaccheria che l'arma utilizzata era sicuramente un'arma lunga, perlomeno, e aveva notato ben distintamente le due canne parallele. Siamo poi passati a quelli dell'abitazione e nell'abitazione abbiamo trovato una serie di oggetti e materiali che provenivano da furti commessi in altre abitazioni, sempre nell'ambito del nostro territorio, nel nostro comune. La sua individuazione e le perquisizioni conseguenti hanno consentito, oltre che a diversa refurtiva, di recuperare altre armi e altri indizi che hanno permesso al magistrato di emettere un'ordinanza di custodia cautelare. Ma nel frattempo il calabrese con la lupara si era dato la macchia nel suo paese d'origine, coperto dalla numerosa famiglia che ha, anche per un motivo ben specifico. Pensiamo che il cerchio, forse anche dopo la notizia stampa che era stata data il giorno dopo, che era stato arrestato un calabrese, gli si stava un po' chiudendo e ha preferito, visto che probabilmente non aveva appoggi qui da noi, di recarsi nella sua regione d'origine. Il pressing dei carabinieri di Terranova assieme a maresciallo Pannurio di Saltara in missione in Calabria non lasciava molto spazio di manovra né al latitante né ai familiari. Al rapinatore, quindi, su consiglio del suo avvocato, non è rimasto altro che costituirsi e confessare la rapina. Ora si trova nel carcere di Palmi, a disposizione degli inquirenti. Ieri sera, poco dopo le 23.30, c'è stato un incidente stradale sulla statale Adriatica tra Fano e Pesaro, all'altezza del Fosso Seiore. Due auto, un Alfa Romeo 159 e una Mito, si sono scontrate violentemente all'incrocio tra la statale 16 e la strada della Bettola. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e il 118. Il ferito più grave è stato portato al pronto soccorso di Pesaro, ne avrà per una decina di giorni, mentre l'altro conducente al Santa Croce di Fano, dove i medici gli hanno dato 5 giorni di prognosi. Lasciamo la cronaca, cambia il sistema di illuminazione pubblica in molte zone del comune di Fano e diminuisce anche la bolletta con un risparmio di 500.000 di euro.
E luce sia, anzi sarà, dato che il centro di Fano probabilmente entro Natale risplenderà grazie a una nuova illuminazione di una luce calda e armonica di lampade a LED. Sì, perché a Fano è partito da pochi giorni, grazie a un accordo siglato con ASET SPA, un piano di relamping di tutto il centro storico. Ben 650 lampade di nuovissima generazione stanno per essere montate sui lampioni in ghisa che già campeggiano per Fano, solo con qualche piccola modifica. Verranno per l'occasione ricondizionati, togliendo i vetri e ripuliti. Un esempio visibile a tutti è possibile osservarlo nei lampioni posizionati nella nuova via Garibaldi. L'operazione Luce Verde era già iniziata dalla ciclabile Fano-Pesaro e poi in Sassonia, dove sono stati posizionati i dischi a LED che la illuminano attualmente. Questa operazione, oltre a dare un nuovo aspetto by night a Fano, rappresenta anche un risparmio energetico notevole, dato che in 20 anni saranno risparmiati ben 542.000 euro di bolletta. Grazie al contratto che abbiamo stipulato con ASE SPA sostituiremo tutte le lampade del centro storico, comunque entro Natale delle lampade delle più importanti vie, quelle dello shopping del centro storico, lo sostituiremo a LED, migliorando la funzionalità, quindi aumentando l'illuminazione e nel giro di qualche anno anche risparmiando e rientrando dell'investimento. È una cosa importante perché torna a splendere il centro storico, ovviamente in maniera tale che non siano cambiate le lampade, ma sia cambiato solo il corpo illuminante, e quindi è una buona cosa, rivitalizziamo anche il centro storico anche in base a questo. Entro Natale, dicevamo, bel tempo permettendo, chiaramente il 60-70% delle lampade sarà posizionato per poi concludere il tutto entro febbraio. Ma il centro storico non sarà la sola zona interessata a questo progetto. ASET SPA ha in itinere altre zone da riqualificare. Ci sono sia dei relamping che sostituzione anche dei corpi illuminanti e delle palificazioni che interesseranno inizialmente appunto il centro fino ai primi mesi del 2017, e stiamo già progettando per quello che riguarda i passeggi, quindi il parco cittadino, e i cavalcavie ferrovia, Colombo e Cavallotti. E quindi sicuramente un venire incontro a delle esigenze di modernizzazione, di migliore illuminazione, di risparmio energetico, minori emissioni, in un concetto più green anche della città. Trasferta in Germania per più di 100 fanesi che sabato partiranno alla volta di Rastatt per partecipare ai festeggiamenti del 30° anniversario del gemellaggio tra Fano e la città tedesca. Il gemellaggio nacque grazie al lavoro che l'architetto fanese Domenico Egidio Rossi nel 700 realizzò con la progettazione del magnifico castello. Per 3 giorni i fanesi, con il gruppo storico della Pandolfaccia e il complesso musicale Carta Carbone, animeranno il programma di appuntamenti che si svolgeranno a Rastatt. La cerimonia ufficiale si terrà lunedì mattina e segue quella che si è svolta l'anno scorso a Fano e alla quale parteciparono 150 tedeschi e a cui si riferiscono queste immagini girate al Teatro della Fortuna. Dal 1 ottobre entra in vigore l'orario invernale per visitare la chiesa di San Pietro in Valle, una delle chiese barocche più belle della regione Marche, il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica i giorni festivi con orario 10.30, 12.30 e 16.19, tranne il 25 dicembre e il 1 di gennaio. Con l'autunno riprendono le fiere e i mercati del tartufo. Magnatum pico, o più comunemente tartufo bianco pregiato, il re dei tartufi, l'oro bianco della terra, componente succulenta e lussuriosa di piatti da grandi gourmet. Gioacchino Rossini ne era ghiotto, anche se dobbiamo dire che i francesi, inventori della nouvelle cuisine, hanno sempre utilizzato tartufi neri. Però il bianco pregiato rappresenta l'apice delle varietà dei tuberi e quella che si affaccia nelle prossime settimane fino a dicembre rappresenta per il re la massima espressione stagionale.
stagionale. Anche se a livello mondiale sono altre le zone d'Italia ad essere riconosciute come la capitale del tartufo, le Marche e il nostro entroterra sono la vera capitale nazionale del tartufo. Da queste parti proviene più della metà del tartufo che troviamo sui mercati nazionali ed internazionali. Si parte quindi per le fiere che, come ogni anno, hanno per protagonista questo prezioso prodotto della terra. La prima, in ordine di tempo, è Pergola, che quest'anno, dal 2 di ottobre, presenta la sua 21esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Il Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, in una grande edizione della Fiera Nazionale del Tartufo che si sta aprendo per le domeniche 2, 9, 16 ottobre qui a Pergola, una grande edizione perché sono anche tantissime le richieste da tutta Italia per poter partecipare a questa Fiera Nazionale, che è diventata una vera e propria vetrina non solo del Made in Marche e dei migliori prodotti di Pergola, a cui al centro poniamo il tartufo, ma una vetrina del Made in Italy in campo internazionale. Se vi piace il podismo, domenica a Cucurano c'è un'iniziativa che fa per voi. Correre fa bene alla salute, ma anche all'umore. Questo è riconosciuto scientificamente. Ma quando a questo aspetto puramente agonistico sportivo associamo una componente solidale, beh, il risultato per il nostro organismo dal punto di vista umorale migliora tantissimo. Lo hanno ben pensato gli organizzatori della Cucu Run, che, giocando un po' sulla fonetica del nome della frazione e ciò che si vuole organizzare, run appunto dall'inglese corsa, hanno dato vita ad un evento per tutta la famiglia e anche per chi vuole passare una domenica con il proprio sport preferito, il tutto condito con la solidarietà per le popolazioni terremotate. Lo scopo di questa iniziativa, come dice anche il volantino stesso, è una gara dedicata soprattutto per la solidarietà in aiuto dei terremotati quest'anno, visto quello che è accaduto giù nelle Basse Marche, ed è soprattutto, come da 11 anni a questa parte, una festa, vuole essere una festa del paese di Cucurano, dove con la podistica vogliamo far divertire grandi e piccini e per chi non corre anche la camminata. Il percorso si svolge lungo il centro di Cucurano e le campagne circostanti, e quindi di Cucurano e anche Falcinetto, fino ad arrivare a Carrara. La caratteristica principale di questo percorso è che è interamente pianeggiante, 10.000 metri precisi e interamente chiuso al traffico, per cui chi vuole può anche fare il proprio personal best. E nella organizzazione della gara quest'anno abbiamo coinvolto anche un gruppo di ragazzi extracomunitari che sono ospitati presso una struttura di Cucurano al fine di avvicinarli alla popolazione. All'interno poi di questa giornata c'è anche un memorial molto importante. Sì, c'è il Memorial Burrai, che ormai è 3-4 anni che lo facciamo, è sempre più partecipato e c'è sempre più gente. Tutta la famiglia significa proprio tutta, bambini compresi, i quali, lo sappiamo, non è che abbiano una resistenza e un senso del sacrificio spiccatissimi. Diciamo che la componente gioco è predominante ed allora ecco che troveranno pane per i loro dentini. Ci sarà anche, diciamo, all'inizio della manifestazione, dopo l'inaugurazione, la gara di tutti i bambini delle elementari, quindi dalla prima alla quinta, quindi anche le scuole che non sono nei nostri dintorni possono partecipare presentandosi entro 20 minuti prima della gara. E poi anche chi non corre può partecipare perché c'è la camminata. Sì, esatto, esiste anche la camminata, che, diciamo, il percorso è più o meno simile, però dura solo 5 km, è sempre, diciamo, per solidarietà, quindi a chi piace camminare è invitato a venire. Sia Pergola sia Cucurano saremo presenti con le nostre telecamere per realizzare uno speciale televisivo, ma vi ricordo che se siete in giro per seguire eventi sportivi potete inviarci le vostre segnalazioni a sport@fanotv.it e lunedì sera nello spazio dedicato appunto allo sport trasmetteremo le vostre segnalazioni. Per tutte le altre, chiaramente, sapete già, c'è il nostro numero 338-4968-250, utilizzabile anche con WhatsApp, oppure la nostra applicazione scaricabile su Google Play e l'Apple Store. Il telegiornale è finito qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci.